Ciao a tutti, eccoci qua come sempre per parlare di cinema e fare la recensione di un film che è da poco nelle sale italiane e che aveva messo tra i film più attesi, almeno sulla carta, per le uscite di luglio. Parliamo di Men in Black International, quarto capitolo del franchise Men in Black, nato nel 1997, questo per l'esattezza è uno spin-off. Ne parlo con Pierpaolo Bonelli. Ciao Pierpaolo. Buongiorno, ciao a tutti, ciao Giulia. Allora, sì, come è successo per altri film, altri filoni, si cerca di tentare nuove strade. Questo, appunto, come detto, è uno spin-off. Cambia completamente la squadra perché dico subito: purtroppo non c'è Will Smith e Tommy Lee Johnson, che era una coppia meravigliosa dei primi tre film. Ma qua abbiamo un cambio della guardia, ovvero abbiamo Kris Hemsworth e Tessa Thompson che formano questa nuova coppia di Men in Black, e nel cast abbiamo anche altri attori interessanti come Liam Neeson, Rebecca Ferguson, e Emma Thompson in una piccolissima, parte. Sì, il film, dicevi giustamente, si tentano nuove strade. Era già stato fatto un paio di anni fa ripescando i Ghostbuster e facendolo tutto al femminile, e cercando di, insomma, far rivivere i fasti di quello che è stato un film culto in generale. E probabilmente si è fatta la stessa cosa con questo Men in Black International. Hemsworth e Thompson le avevano già viste in Thor, no? Sì, In un'avventura di Thor Ragnarok. E esatto. la coppia non funziona, o funziona? No, la coppia purtroppo non funziona fin dalle prime battute. In realtà tutto il film l'ho trovato molto slegato e non in linea con proprio Men in Black. Ma parlando dei due attori principali, non funzionano perché non c'è l'alchimia, non c'è quella simpatia che c'era con Will Smith e Tommy Lee Jones. È una coppia che guarda molto il suo piccolo, non gioca di spalla. La bellezza di Men in Black qual era, tra le tante cose? Era il gioco di spalla, cioè di contare sempre sull'altro per una battuta o per risolvere un caso. Ecco, qua ognuno invece segue la propria strada, e tantissime volte ho notato che gli attori stessi non si guardano, guardano verso sempre la macchina da presa, e si sente fin da subito questa poca sintonia per un film che già per la storia è abbastanza sciapo. Perché? Perché la storia fondamentalmente è quella di la protagonista, che è l'agente, quella che sarà poi l'agente M, ovvero Tessa Thompson, che da piccola assiste a una piccola invasione aliena, perché incontra proprio un alieno. A differenza dei suoi genitori, che non viene sparaflesciata, lei crescerà con questo desiderio di entrare nei Men in Black, entrare a far parte di questa squadra e inseguire gli alieni. Tant'è che il film parte con un prologo di circa 10 minuti dove si racconta questa, e si parte poi subito all'avventura con quella che sarà l'agente M, grande, che in realtà è già un Men in Black di suo, perché usa il computer con una facilità incredibile, ha dei programmi che penso neanche la NASA, gli stessi Men in Black, hanno per tracciare gli alieni, che tu ti chiedi: ma come hai fatto tu, che non sei all'interno di Men in Black, avere tutte queste strumentazioni? E vuole entrare, cioè lei si presenta alla famigerata porta dei Men in Black dicendo: io voglio fare questo, io voglio fare quest'altro, assumetemi perché sono la persona giusta per voi. E la sua capa, che è appunto Emma Thompson, che è l'agente O, gli farà un colloquio molto speciale e l'assumerà. L'assumerà però in prova che la sua prova sarà nel, e qua finisco la trama, nell'andare a Londra e lavorare con l'agente H, Chris Hemsworth, per l'appunto, perché all'interno dei Men in Black c'è una talpa che sta mettendo a dura prova la stessa esistenza dei Men in Black, e sta favorendo l'invasione, tanto per cambiare, di un alieno cattivissimo.
Beh, però i due personaggi sono non solamente uomo e donna, ma sono anche diversi, no? Cioè, mentre Chris Hemsworth è un, insomma, un po' un cialtrone disordinato, quell'altra invece è tutta bella, insomma, perfettina. Sì. E, insomma, ecco, e questo dovrebbe essere poi, insomma, uno di quegli schemi che nei film che conosciamo dagli anni Ottanta, cioè queste coppie mal assortite che poi alla fine trovano la quadra, funziona. In questo caso cos'è che non va? In questo caso non va fondamentalmente quello che loro dicono, cioè è vero, c'è sempre un grosso problema di sceneggiatura e anche di regia. Per quanto riguarda la sceneggiatura, il film non fa ridere, non fa per niente ridere. Chris Hemsworth, che l'abbiamo conosciuto come Thor, ma abbiamo visto appunto come dal tuo citato Ghostbuster, riesce a essere anche una spalla comica, ed è una delle cose che io salvo di Ghostbuster al femminile, che non è un film assolutamente perfetto, però qualcosa di interessante secondo me c'era, e quello che c'era da salvare è l'aspetto comico di Chris Hemsworth. Qua il suo umorismo non fa ridere, e poi c'è un brutto difetto: Chris Hemsworth è diventato, buon per lui e beato lui, un divo, un sex symbol, e questo essere sex symbol viene esasperato all'ennesima potenza, tant'è che in diversi punti del film tu hai la sensazione non di vedere un film, ma di vedere una pubblicità che potrebbe essere quella di un profumo, di un vestito elegante, di qualcosa di glamour, qualcosa di figo, perché la sua impostazione, sia nel porsi, proprio nel muoversi, e anche nel parlare, è molto impostato, e quindi questa cosa una volta ti fa piacere, due già storci il naso, alla terza non va bene. Tessa Thompson cerca di fare il suo, ma forse è troppo esuberante, questa esuberanza portata per un film che tra l'altro è molto più lungo rispetto agli altri Men in Black, perché si arriva ai ormai canoniche 2 ore, mentre gli altri Men in Black stavano sui 90 minuti perfetti, e insomma questo suo entusiasmo alla lunga si stanca, e poi l'alchimia tra i due non mi ha proprio convinto. E c'è anche un problema, che il film è molto lento ed è molto noioso. Cioè, qual è la bellezza che c'è in Men in Black? Che tu, benché stai vedendo un film proprio mainstream, hai sempre questa curiosità di capire qual è l'inghippo, qual è la parola segreta. Pensa al Men in Black, il primo, tutta la storia che veniva fatto sulla cintura di Orione, dove si trovava questa cintura di Orione, tu ce l'avevi a portata di mano, ma non lo capivi mai. Ecco, non c'è questo elemento spy leggero. È tutto un inseguimento, c'è molta azione, e c'è anche un grande uso di effetti speciali, che sempre in Men in Black non è una cosa a cui siamo soliti badare, perché gli effetti erano abbastanza rozzi ed era anche il loro bello. Insomma, non è stata una bella esperienza, no, diciamo così. No, non è stata una bella esperienza, perché non ha incuriosito, ha un tono abbastanza da commedia action, ma la scelta del cast, ma anche tutta la storia, non funziona. E poi un'altra cosa, a differenza degli altri Men in Black, questo film è molto, molto composto, molto ordinato, tutto pulito. E insomma, una delle cose che Men in Black mostrava in tutti i 3 film, anche il secondo, che è decisamente quello più debole, è questo essere un po' rozzo, un po' sporco. Il cattivo del primo era una mega bellissima piattola che camminava e perdeva in giro gli insetti, insomma avevi questa sensazione di schifo cinematografico, ma in senso buono il termine schifo, questa sporcizia che in questo Men in Black sarà che sarà ambientato anche a Londra, e quindi il tono è più elegante, ecco, non l'ho proprio trovato, e l'ho trovato assolutamente un film, mi spiace dirlo, ma proprio inutile. La regia è di F. Gary Gray, che abbiamo conosciuto per Fast and Furious, uno dei milioni di Fast and Furious. Sì, uno dei milioni, per esattezza l'ottavo, prima che esca tra poche settimane il nono capitolo, che è uno spin-off, che è quello
incentrato su Hobbs e Shaw, ma insomma la sua verve del genere action non viene tanto bene, anche perché è un po' sovrastata dall'uso degli effetti speciali, soprattutto ai mezzi di trasporto, che non ce n'era assolutamente bisogno, perché ripeto, Man in Black non puntava sull'effetto speciale, ma sul divertimento e sull'alchimia dei personaggi. Era quello che fondamentalmente ce li faceva amare. Qua i personaggi non li ami neanche per un secondo, non entri in empatia, e la regia di F. Gary Gray non è, diciamo, non si sente, non è presente. Si intitola Men in Black International, la coppia nuova di Men in Black è quella formata da Chris Hemsworth e Tessa Thompson, e nei cinema, a Cinetrilandia, non è piaciuto proprio per niente. Assolutamente, ti ringrazio Pierpaolo, ciao a tutti e mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube di CineTV Land.